Sono questi vestiti? Io non ero vestito così. Cos'è? L'ora di ginnastica? E cosa sono quei letti? Oh no, non dirmi che sono finito in un campo estivo. Buongiorno, concorrenti. Ma che è, carnevale? Che sono ste maschere adesso? Benvenuti allo Squid Game. Squid Game? Siamo nel mondo di SpongeBob? Billy, la pianti! Se continui così ti butteranno fuori. Ele, ma che ci fai pure tu qui? Siete qui perché avete tutti l'insufficienza di matematica. Sì, sai che novità. Aspetta, Ele, sei anche tu qui. Shh. Ma avevi detto che era andata bene! Sì, te l'ho detto per non fare brutta figura con Alex Brown! Scema! Scema! Sei sotto di matematica! Shh, pure te, cretino! Dai, magari ci bocciano e rifacciamo la quinta insieme! Ah, sarebbe fantastico! In questo mondo la vostra insufficienza non esiste. Dovrete affrontare una serie di giochi per venire promossi. Oh, io adoro i giochi! A cosa si gioca? Alla Wii? Alla Play? Io sono fortissima a Fortnite, Clash Royale, Minecraft. Se perderete sarete eliminati. Ma eliminati in che modo? Nel senso che veniamo sospesi e non andiamo più a scuola? Oh, ma è proprio fantastico. Nel senso che verrete fatti fuori. Ah, no no, ciao a tutti. Non sarà un bel voto di matematica che mi farà rimanere qui, ciao. Chi vincerà, oltre a essere promosso, vincerà una pizza gratis. Pizza gratis? A che ora si inizia? Come verremo eliminati? Ma no! Io voglio andare via! Calmati, vedrai che andrà tutto bene. Ho paura. Eh? Alex Brown? Sì. Sei anche tu finito qua? Sì. Ma quindi siamo insieme in questa isola deserta e dovremo affrontare insieme una serie di prove che metteranno a rischio la nostra vita? Sì. Insieme? Sì. Ok, voglio giocare. Quando si inizia? Per caso tra i giochi c'è anche il gioco della bottiglia? No, vabbè, adoro! Sono finita nel mondo della mia serie coreana preferita! Azzurra, pure tu qui! Ti è andato male il compito! Sì, la notte prima avevo guardato un botto di anime! Cos'è che stavi dicendo? Siamo finiti nella tua serie TV coreana preferita? Sì, l'ho appena finita di vedere su Netflix. Praticamente ci sono queste persone che devono fare dei giochi d'infanzia per vincere un montepremi. Ehi, voi dello staff, guardate che lì davano 30 milioni di euro, eh? Non una sufficienza in matematica! Non c'era budget. A me va bene la pizza. Il primo gioco sta per iniziare. Seguite i soldati triangolo. Andiamo. Ehi, ragazzi, qual è il triangolo? Io non me le ricordo le forme geometriche. Oh, eccoti qui! Oh, no, 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 scherzavo. Billy, come fai a non sapere le forme geometriche? Ma che ne sapevo io che mi sarebbero servite nella vita? Quando vai al supermercato, mica dici buongiorno, vorrei un logaritmo di prosciutto, oppure buongiorno, vorrei un triangolo di prosciutto, no? Sei proprio stupido. Billy, seguimi, il triangolo è quello con i tre lati. Grandissimo! Che ci fai pure tu qui? Tu sei intelligente! Sì, ma nell'ultima verifica ho preso un brutto voto perché ero concentrata a guardarti. Ok, sì, sei proprio stupido anche tu. Oh, mamma, quante scale! Mi giro la testa! Scommetto che Billy verrà fatto fuori alla prima sfida. Già, secondo te quale sarà la prima sfida? Azzurra, qual è la prima sfida? Penso sarà 1-2-3 stella. Chi mai rischierebbe la propria vita giocando a 1-2-3 stella? Il primo gioco penso che sarà 1-2-3 stella. Grazie. Ma cosa? Ti piace Alex Brown? Ehi, guarda che gliel'ho detto io, Che stanchezza. Voi andate avanti. Mamma mia, sono peggio di quelle di Harry Potter. Benvenuti. Il primo gioco sarà 1-2-3 stella. Oh, madre mia, che paura! Ma che cos'è, una bambola assassina? Potete muovervi finché canto. Poi dovrete rimanere immobili. Dovete raggiungere la fine del campo. Avete 5 minuti di tempo. Aspettate, non ho capito il gioco, interrompete! Gelato? 1-2-3 stella! Non ridere, non ridere. Che puzza! Il primo che dice che puzza l'ha fatta. Che puzza, mamma mia! Giocatore 50 eliminato. 1-2-3 stella. Secondo voi cosa si mangia stasera? Boh, non lo so, speriamo ci sia il dolce. Già. Ehi, ma quella viene in classe con noi. Ehi, ciao! Com'è andato il compito di latino? Male, immagino. Certo che se rimango in vita e mi promuovono, magari i miei genitori mi fanno andare al concerto dei Maneskin. Non
posso credere che Alex Brown sia qui vicino a me. 1, 2, 3, stella! Wow, sei proprio bravo, ma come fai? Sono bravo a rientrare a casa senza che i miei genitori se ne accorgano. Anch'io so essere molto silenziosa. Guardo anime e leggo manga di nascosto quando sono in punizione. 1, 2, 3, stella! Ti sei mosso? Non è vero. Davvero? Sì, sì, si è mosso lui invece. Visto? Vabbè. 1, 2, 3, stella! Bravi, avete quasi finito. Adesso rimane un'ultima cosa. Mettiamo la musica. Oh no! Azzurra, non arrenderti! Ma che succede? No, 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 no. Fire! Azzurra, no! Giocatrice 005 eliminata. 1, 2, 3, stella! Oh, ho finito! Sì! Oh no! Billy è rimasto indietro! Mettiamo un'altra canzone. Billy, attento! Non c'è nessuna canzone che mi possa far ballare. Oh, accidenti! Billy, attento! Oh, non è successo niente! Raggiungi la fine! Ok! Ho finito! Bravo! Per fortuna non ti ha colpito all'ultimo la bambola. Già, è stato molto strano. Sì, molto strano. La prima prova è finita, congratulazioni. Wow, ehi, ma... Allora ho finito! Ho vinto! Sono stato promosso! In totale ci sono 6 prove. Quindi dopo l'1 viene il 6, giusto? No, Billy, viene il 2. E poi il 6? No, poi il 3. E poi dopo? Il 4. Poi aspetta, fammi indovinare. Viene il 6. No, il 5. Cavolo, dovrei imparare a contare. Azzurra dove è finita? Era stata eliminata, ma non la vedo. E metti gli occhiali. Oh, aspetta, non la vedo neanche io. Ehi tu, bambola di ceramica che ricorda vagamente le LOL Surprise. Dov'è la mia amica azzurra? Tutti i giocatori che hanno perso sono stati eliminati. Ho capito, ma dov'è? Tutti i giocatori che hanno perso sono stati eliminati. Senti, questo l'ho capito, solo perché ho il debito in matematica non vuol dire che sono scema. È stata eliminata. Senti, bambolina, ti faccio andare nel paradiso delle LOL Surprise. Lascia stare, Ere. Cercheremo azzurra più tardi. Adesso c'è poco da fare. Oddio, Alex Brown mi ha toccata. Ehi, è stato divertente. Possiamo giocare di nuovo? Andiamo. Ok. Non voglio essere fatta fuori! Mi tengo il debito piuttosto! Ma quella è Ele! Che razza di posto è questo? Io voglio andare a casa! Ele, sei anche tu qui! Ice? E Alex Brown? Qui? Ma che razza di posto è questo? Ma non sono spaventata, sono solo curiosa! Hai ragione, che razza di posto è questo? È un posto in cui potete recuperare il credito di matematica, imbecilli! Ma... calmina, Questa voce mi ricorda qualcuno. Vabbè! Billy, Billy! Oh, eccoti! Quandissimo! Hai finito anche tu il primo gioco? Certo, non potevo stare senza di te. E come hai fatto? Semplice. Sono rimasto incantato dalla tua bellezza. Ma parliamo di me. Wow, mi trovo in mezzo a 2 megafighi, non del Moro. Chi vincerà? Nel frattempo rischio di morire, ma vabbè, chi se ne frega. No, aspetta, rischio di morire? Ho una paura tremenda, non voglio farmi la figuraccia né con Ice né con Alex Brown. Ragazzi, potete andare un attimo in bagno? Perché? Perché ho sentito dire che c'è un torneo di Pokémon. Andiamo! Ok, ora che se ne sono andati... Ok, no, per favore, no! Vi prego, fateci tornare a casa! Sì, esatto, fateci andare a casa! Non mi importa se mi bocciano, posso tenermelo il debito! No, infatti, no! Per favore! Ho ancora una vita davanti! Devo provare a sposare Billy! Ero curiosa di sapere se a 40 anni mi sarebbe spuntato oppure no qualche ruga! Che senso ha che metta tutta questa crema solare se morirò tra poco? Non ho neanche incontrato Justin Bieber! E non ho neanche incontrato i BTS! Chi vincerà inoltre prenderà 30 milioni di euro. No, no. Davvero? Ok, rimango. Facciamo un sondaggio per vedere chi vuole rimanere. Se ci sarà una maggioranza di sì, i giochi continueranno. Ok, sì. Ma che succede? Possiamo scegliere se rimanere in questo gioco oppure no. Ovvio che no. No, Alex Brown vuole rimanere con me. Per caso c'è qualche ragazza fuori da questo gioco di cui è innamorato? Anch'io voto no. Certo che siete scarsi. Cosa? No, niente. Tu hai votato sì? Ma come?
20 milioni di euro! E il primo gioco era un 2-3 stella, cioè voglio dire, si fanno alle elementari ste cose. Guardate che io ai tempi ero un pro player, eh. Cioè se il prossimo gioco è lo sperbiero, io sono a posto. C'è un 50-50%. Il prossimo voto determinerà il proseguimento dei giochi. Io spero di andarmene. Chi deve votare? Billy. Oh mio Dio. Siamo fregati. Che sonno. Oh, che ho toccato. Ma no. Sì. I giochi continuano. E vai, adoro giocare. Allora che si fa? Ce l'hai? Fulmine? Mosca cieca? Che è sta roba? Ma che razza di gioco è questo? In questo gioco dovrete far uscire queste figure dalla formina senza romperle. Più è difficile la forma e più sarà complicato. Speriamo vada bene. Ma che... Ho il triangolo. Volevo fare questo gioco solo per stare con due ragazzi fighi e adesso alla fine andranno avanti solo loro due. Cos'è che dovevamo fare? Giocatore numero... No, aspetta! Ehi, ma quello è mio! Oh no, questo è troppo difficile. No, grazie. Dai, porca miseria, dai. Ehi, Ele, ti serve una mano. Se vuoi posso darti il mio. No, prendi il mio. Ecco. Ecco io. Oh, Ele, ragiona. Sono entrambi imbranati. Se prendi uno dei due caramelli, uno dei due perderà. E aspetta, io non so ancora con chi voglio fidanzarmi. Voglio avere tutte le possibilità. Quindi devono rimanere entrambi vivi. No, tranquilli, ce la faccio da sola. Davvero? No, per finta, dai, su. Ehi, il mio disegno è troppo difficile. Tu vuoi far cambio? No? Tu vuoi far cambio? Perché nessuno vuole far cambio? È stata una pessima scelta. Morirò qui. Perlomeno voglio morire a stomaco pieno. Ehi, ma... Si scioglie! È un'ottima idea. Oh, ma mi stanno copiando tutti. Ma che cavolo! Ehi, guarda là. Oh, questa forma è più facile. Oh, di nuovo fame. E ora? Sì, ho finito! Giocatrice 11, hai vinto! E vai! Cavolo, mi sono mangiato pure questa! Vabbè. Senti, è coso! Questa era una delle forme, no? È caramello! Davvero! Giocatore 7, hai vinto! E poi, visto che sono il giocatore 7, non potete fare che mettermi 7 in pagella? Oh, follo! Ce l'abbiamo fatta, per fortuna! Eh già, io ho rubato il caramello a un po' di persone. Tu hai fatto cosa? Vabbè ragazzi, che volete che sia? Adesso tutte quelle persone verranno eliminate. Ops. Ele, sei stata bravissima. Grazie. Avresti dovuto far cambio con me, hai rischiato. Che c'è, mi sottovaluti? Aspettate un attimo, devo chiedere una cosa al quadrato. Che cavolo devi chiedere al quadrato? Ascolta, io mi sono mangiato troppo caramello, non è che puoi darmi uno stuzzicadenti? Grazie, grazie. Complimenti ragazzi, avete finito anche la seconda prova. Oh, questa voce la conosco. Violet! Violet! Shh, fate silenzio! Che ci fai tu qui? E perché sei uno dei soldati? Sono qui perché Peach aveva preso un brutto voto di matematica ed è scomparsa! Come hai fatto a trovarci? Ho spiato una macchina guidata da uno dei soldati fucsia. Io non ho visto Peach da nessuna parte. Mi scusi, ho visto che date tutti quanti il succo all'albicocca. Non è che per caso mi potreste dare il succo alla pesca? Peach! Mi spiace, non posso. Dai, ti prego, ti prego. Neanche se ti faccio gli occhi dolci? Ok, va bene, che noia. Peach! Ehi! Chi sei? Sono Eleonora. Chi? Quella con cui hai fatto il concorso dei talenti. Mm? Among Us nella vita reale? Non mi dice niente. Peach! Oh, quella che se la faceva con Ice! Cosa? No! Che problema ci sarebbe? Di che parlate? Di niente. Soldati, potete eliminarmi. Questa è proprio una situazione che vorrei evitare. Scherzavo. Peach, c'è Violet che ti cerca. Però è tra i soldati, non può rimanere qui con noi. Violet è tra le guardie. Shh, fai silenzio. Ok, scusami. Adesso ti porto da lei, andiamo. Dov'è? Non lo so. Non possono vincere tutti. Sicuramente qualcuno si farà male. Devo scoprire cosa c'è dietro tutto questo. Andiamo, sei in ritardo. Quale pensate che sarà la prossima sfida? Nascondino, magari? Possibile! Io sono bravissima a nascondermi. Infatti, quando la prof mi deve interrogare, non mi trova mai. Infatti, per colpa tua, le programmate saltano sempre e viene interrogata gente a caso. Venite a prendere il vostro pranzo. Dai, andiamo a mangiare. Speriamo ci sia la pizza! Ma cos'è sta roba? Un nuovo marcio? Ma allora siamo davvero tornati al campo estivo! Grazie, ma... Nient'altro? Cioè, quando ho detto che iniziavo la dieta era per finta, io
Scherzavo. C'è anche questo. Ma che cos'è? Fegato di merluzzo? Ma siamo agli Squid Game oppure al collegio? Con le porzioni che ci danno faremo la fame. Chissà se è una strategia per renderci deboli. Cosa possiamo fare? Ehi, ma quello era mio! C'è scritto il tuo nome sopra? Sì! E io non so leggere. Direi che per Billy non è un problema. No. Ah, è buonissimo, lo mangi quello? Beh, in teoria sì, ma se lo vuoi... Grazie! Posso farne a meno. Farei di tutto per te, basta l'amore nutrirmi. Ah, quindi sei a dieta? Sei anche simpatico. Oh no, ma erano cavoli questi? Sì. Scusi, devo scappare in bagno. Non puoi passare. Guarda che ti conviene. va bene, vai. Ah, che bello liberarsi. Ma cosa c'è lassù? Una botola? Chissà se tengono degli snack speciali. Ah, eccomi. Oh, un topo. Aspetta, seremi di Ratatouille. Ma dove l'hai trovato quello? Tutto è buono, fritto! Ehi, ma non starete mica pensando che mi sono cucinato Remy? No, lui mi ha insegnato a cucinare! Cosa pensate? Ehi, quello lo mangi? Sì! Sei stata troppo lenta a rispondere! Ho paura che stasera ci sarà una rivolta. Perché? Guarda là! Grazie! Billy sta rubando il cibo a tutti! Non penso che stasera se ne staranno lì impalati a far nulla. Amica, quello ti fa ingrassare, fidati! La vuoi passare sta prova costume, sì o no? Va bene, creiamoci una barricata per evitare che qualcuno venga ad attaccarci stasera. Cavolo, ho una fame! Tieni il mio uovo. Davvero? Sì, non mi fa impazzire. Grazie! Per caso vuoi la mia mela? Sul serio? Sì, sono intollerante alle mele. Grazie mille. Ehi, dove sono le nostre porzioni? Mi spiace, non posso fare nulla. Ma noi non le abbiamo prese, è stato quello scemo con gli occhiali e la barba. Ci sono tanti scemi con gli occhiali e la barba. Quello con la voce da anatra. Ah, Billy. Mi spiace, non posso fare nulla. Ma non è giusto, non è giusto! Ecco infatti che stanno litigando tutti. Ho paura. Tranquilla, Peach, non succederà niente. È iniziata la notte. Teniamoci pronti. Billy, ma cosa fai? Yeah. Ho sentito dire che ci sarebbe stata una rivolta, quindi ho fatto una rivolta di musica. Yeah! Billy, ma la rivolta l'avrebbero iniziata contro di te. Ecco, è lui che ci ha rubato la merenda. Prendiamolo. Ah! Aiuto! Ho paura! Aspetta, io questa esperienza l'ho già vissuta. Sì, è come quando al campo estivo arrivano i più grandi la notte a fare casino. Ok, diamoci da fare. Cosa facciamo, Billy? Lanciate in aria cuscini, letti, tutto quello che trovate. Aiuto! Ah, oh, mi dispiace lanciarti, sei così carino. Vabbè, chi se ne frega. Adesso sei anche arrabbiato. Vai! Basta! Oh, sono arrivati gli animatori. Andate nei vostri letti. Altrimenti cosa? Chiamate i nostri genitori? Ok, ok, mamma mia. Alla fine non sappiamo neanche quale sarà la sfida. Non ho chiuso occhio stanotte. Ne ci credo, hai fatto baldoria tutta la notte. Sì, beh, anche perché ho giocato di nascosto al telefono. Hai giocato al telefono? Sì. Ma come? Ci hanno tolto tutto. Ma scusa, non sei mai stato un campo estivo? Si sa che ti tolgono sempre il telefono. Per questo che te ne devi portare due. Ma qui non siamo in un campo estivo. Il prossimo gioco sarà tiro alla fune. Tiro alla fune? Ve l'ho detto che è un campo estivo. Tiro alla fune? Proprio come quando i miei genitori non avevano voglia di sopportarmi e mi portavano al campo estivo. Adoravo giocare a tiro alla fune. Mi ricordo sempre che tiravo la corda prima che dessero il via e tutti quanti cadevano sempre nel fango. Che bei ricordi. Per me, non per loro. Ma questo è un gioco di forza. Io sono alto 1 metro e 1 tappo e ho i muscoli di un criceto. Come posso vincere a tiro alla fune? Dovrete disporvi in squadre da 6. Poi potremo iniziare il gioco. 1, 2, 3. Noi siamo già in 6. Aspetta! 4, 7. No. Sì, ok, siamo 6. E come possiamo vincere contro gli altri? A parte questi due fighi pazzeschi, abbiamo altri forzuti. Cosa? Io? Ehi, e io? Da quando mi hai frenzonato per quel rimbambito di Billy non ti ho ancora perdonato. Ciao! Allora abbiamo un minimo di strategia? Tiriamo più forte che possiamo! E grazie al cazzo ti devono dare il premio per l'intelligenza! Senti chi parla! Capelli di zucchero filato rancido! Barbetta da ragazzino di 10 anni! Basta! Chissà che strategia stanno applicando gli altri. Per poter vincere ci servirà al primo posto un leader carismatico! Wow, questo è il record della settimana! E gli altri componenti devono tenere gli occhi fissi sul leader. Billy Smith!
di scaccolarti! All'ultimo posto una persona forte e muscolosa. Oddio! Ho perso Braccio di Ferro contro me stessa! Chi hanno loro nella loro squadra? Che cazzo c'ha da ridere sto vecchio? E poi cosa ci fa qua a cercare di recuperare un debito di matematica a un vecchio? Ehi, non sono vecchio! Sono leggermente fuori corso! Oh! Cioè me da grande. Inizia il primo gioco. I primi a sfidarsi saranno la squadra di Billy e la squadra del vecchietto. Zio, ma la prima volta che sei stato bocciato non erano nati nemmeno i miei genitori. Non chiamarmi zio. Nonno. Inizia la sfida. Allora ricordatevi quello che vi ho detto. Non appena inizia la sfida, per i primi 3 minuti dovete rimanere fissi e cercare di piegarvi il più possibile. Ma che cazzo stanno facendo questi? Boh, sembra di stare in Matrix. Ah, tirano! Ah! Oh, scusate, sono i cavoli di oggi. Che schifo, Billy! Oh, che puzza! Ah, non riesco a tenere la corda! Neanch'io! Dai, Billy, che li hai distratti! Ho fatto cosa? Continua a scorreggiare e ruttare! Ma mi dite sempre di non farlo! Tu fallo! Ok. Ah, il giorno più bello della mia vita! Lasciare la presa e tirare all'ultimo! Ma sei pazzo? Fidatevi! Resistete! Vabbè, basta, mi sono rotto il cazzo, ciao! No! Billy, ma... Oh, volevate vincere o no? I vincitori sono Billy e compagni! Sì! Sì! Potete tornare nelle vostre stanze! Dannazione, queste stanze sono tutte uguali! E poi non capisco cosa diavolo prende i soldati quando sentono questa canzone! Devo aprire la mia stanza. Oh, ma che c***o vuoi? Tu riesci sempre ad aprire la tua stanza con le chiavi al primo colpo? Non sono sospetta. Oh, mamma mia, che tensione. E questa stanza? Sembra uno sgabuzzino dell'IKEA che ti sono dimenticati di arredare. Oh, oddio, c'è una telecamera. Fate finta che non abbia detto nulla, eh. E la mia faccia? Non sono un intruso, ok? E mo chi è? La cena. Oddio, che schifo. Ma allora è vero che siamo finiti a collegio? Ah, già la telecamera. Buonissimo. La parte peggiore di questa missione non è rischiare di essere uccisi, ma mangiare sta sbobba. E in ogni caso queste tutine pizzicano, sembrano quelle della casa di carta. Meglio andare a dormire. Non ci danno neanche di pigiami e questo letto è scomodissimo. Altro che il collegio o il campo estivo. Queste sembrano le brandine in cui dormivo all'asilo. Ci vediamo domani mattina, soldati. Devo appuntarmi le cose che sto vedendo sul telefono. Che c***o, mamma, non chiamare ora! Possibile che il telefono non mi prenda mai quando sono a scuola e decida di prendere adesso che sono su un'isola deserta? Mannaggia. Ma chi è? Forse è un codice a morse di un altro soldato? Aspetta che rispondo. Oh! Puoi fare silenzio! Sto cercando di dormire! Questo posto è tremendo! Aveva ragione Billy a dire che sembrava un campo estivo, ma almeno lì potevo farmi prendere dai miei genitori se mi mettevo a piangere. Giocatori, seguitemi. Allora, quando è che giochiamo a nascondino? Wow, in questa stanza tutta bianca penso che sarebbe impossibile giocare a nascondino. Ma che posto è? Che figata, è tutto bianco. Siamo già morti? Aiuto. Formate delle coppie per il prossimo gioco. Delle coppie? Billy, vuoi stare con me? No! Non intendevo da fidanzati, intendevo da coppia. Neanche in coppia, grazie. Non starei mai in squadra con te per nessuna ragione in mondo. Neanche cascasse l'universo. Neanche fossi l'unico essere vivente sulla faccia della terra. Neanche se ti do il mio pranzo? Allora, quando iniziamo? Io con chi mi metto in coppia? Con Ice o con Alex? Oh, è così difficile scegliere. Ice, ti prego, stai con me. Ecco, io volevo stare con Ele. Oh, dai, ti prego, chi se ne frega di Ele? Stiamo insieme da una vita. E poi qui non conosco nessun altro. Nessuno si vorrebbe mettere con me. Sono sicura che Ele non avrà problemi. Come ha mollato Green, per te non penso che avrà problemi a trovare qualcun altro. Oh, ma come ti permetti? Ma non saprei. Nemmeno se ti faccio gli occhi dolci. Va bene. E vai, funzionano sempre. Non è che funzionano, è che sei esasperante. Io e te giochiamo insieme? Certo, volentieri. Giocatori, seguitemi. Coraggio, andiamo.
Benvenuti al quarto gioco. Che posto è questo? Sembra di essere nella città di Doraemon. È un labirinto? Dovremo superare un labirinto? Alex, io faccio schifo con queste cose. Stai tranquilla, sono sicuro che troveremo una soluzione. Doraemon, dove sei Doraemon? Mi puoi prestare qualche ciuschi? Billy, ma cosa dici? Lo sai che da piccolo mi dicevano che sembravo Nobita perché ero un nulla facente, ma il mio preferito era Gian. Perché? Perché picchiava gli altri. Che c'è? Adoro i personaggi forti. Eccolo occorrente per questo gioco. Ma cosa? Delle biglie! Ottimo, non è un labirinto. Io da piccolo ero bravissimo, vinceremo di sicuro. Nella coppia vincerà chi riuscirà a prendere tutte e 10 le biglie del proprio partner. Allora, dove cacchio è Doraemon? Solo uno di noi potrà vincere. Oh mamma. Potrete fare qualsiasi gioco, basta che non venga usata la violenza. E adesso cosa facciamo? Devo capire cosa c'è dietro tutto ciò, ma per farlo dovrò nascondermi. Ma qui cosa c'è? Una botola? Ed è stata già aperta da qualcuno. Puzza di patatine fritte. Non dirmi che da qua c'è già passato Billy. Eccomi. Ah! Un topo! Oh! È Jerry di Tom e Jerry. Ho sempre odiato i topi. E ho sempre sperato che vincesse Tom. Ma in che razza di posto sono finita? E questo suono? Le lumache di giù per il tubo. Ma in che razza di cartone animato sono finita? Ma che succede? Ah, ma allora non sono sempre seri. Meglio andare avanti. E qui? E sotto questa grata? Forse ho trovato quello che mi serve. Billy, solo uno di noi potrà vincere. Ok! Quindi a che giochiamo? L'altro verrà eliminato e fatto fuori. Sì, non sono stupido! A che giochiamo? Volevo solo farti sapere che comunque vada, ti ho sempre voluto bene e rimarrai per sempre una parte fondamentale della mia vita. Quindi voglio che questo ultimo momento sia il più duraturo possibile. Commovente! Grazie, Billy. No, il castello di sabbia che ho fatto è commovente. Guarda! Ma... Forza, abbiamo delle biglie! Costruiamo un percorso per farla scivolare giù! Non ci credo! Questo è il posto di controllo! Posso vedere cosa stanno facendo tutti i soldati? Oh! Qualcuno di loro si sta divertendo! Guarda quante stanze! Non ci credo! C'è anche la camera della bambola inquietante! Ma cosa fa? Si trucca! 1, 2, 3, mascara! Sono confusa! 1, 2, 3, eyeliner! Se le codine dei vostri occhi non saranno uguali, verrete eliminati. Ma fa la fashion blogger? 1, 2, 3, rossetto. Se il rossetto vi andrà sui denti, verrete eliminati. Meno male che non ho dovuto giocare. Oh, ecco, laggiù c'è qualcuno che sta guardando una mappa. Zona 1, 2, 3 stella, zona VIP. Chi sono i VIP? Forse se riesco ad arrivare a quella stanza, avrò le risposte che sto cercando. Senti, Billy. Sì. Stavo pensando che senza di te la mia vita non avrebbe senso. Quindi questo è un addio. Mi sacrifico per te. Ecco le mie biglie. E vai! Tutto qui? Ah già, la parolina magica. Grazie. Mi sto sacrificando per te, questo è quello che hai da dirmi? E grazie per avermi regalato il pranzo. Billy! Avete visto? Ho tutte le biglie. Giocatore 068 eliminato. Ma dove è finito Quandissimo? E adesso? Non siamo costretti a giocare subito. Abbiamo 30 minuti di tempo. Possiamo fare una partita all'ultimo minuto. Cosa facciamo nel frattempo? Chiacchieriamo. Tanto uno di noi due verrà eliminato. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo. Ma non c'è un'altra soluzione. Non c'è un modo per andare via tutti sani e salvi. C'è poco da fare. Ehi tu stupida guardia, fammi passare. Ok, ok, stavo scherzando. Bella giacca. È rossa o fucsia? Vado al mio posto. È la fine. Quando ero piccolo. Senti, non me ne frega un c***o. Se sei qui per fare l'eroe e raccontarmi il tuo passato da protagonista, guarda, non è proprio il momento. Cioè, sì, sarei carino perché gli occhi verdi e le lentiggini, ma non starò qui ad ascoltare le tue manfrine. Ti piacciono le mie lentiggini? Certo che mi piacciono, ma non è proprio il momento di pensarci. E cosa vuoi fare? Trovare una maledetta soluzione. E poi anche se giocassimo a carta, forbice, sasso, oppure a tentare di indovinare se il numero di biglie è pari o dispari, perderei di sicuro. Con mia sorella perdo sempre. E vai, ho vinto. Quindi ora te ne stai zitto e mi lasci pensare.
Ci sono! Cosa hai pensato? Guarda qua, è pieno di sassi! Ho notato che le guardie non controllano cosa c'è dentro i sacchetti. Possiamo riempirli di pietre! Facciamo così, riempiamo i sacchetti di sassi e poi su in superficie mettiamo qualche biglia, così nel caso in cui dovessero aprire noterebbero le biglie e passeremo tutti. E pensi che funzionerà? Non lo so, andiamo ad avvisare gli altri. Ragazzi, Peach, Ice, Billy, venite! Ok! Ecco il piano. E pensi che funzionerà? Non possiamo fare altrimenti. Serve solo qualcuno che distragga le guardie. Posso farlo io? Ottimo! Adesso raccogliamo tutti quanti le nostre biglie in modo da passare. Billy, dov'è Juandissimo? Non avete giocato immediatamente, vero? Noi abbiamo aspettato in modo che ci venisse in mente una strategia per salvarci tutti. E non l'hai fatto sacrificare per te, vero? Me l'ha chiesto per favore! Billy! Oh, che c'è, raga? Lui ci teneva a sacrificarsi, io ci tenevo a rimanere in vita. Ci siamo trovati d'accordo, fine! Sono senza parole. Vabbè, ormai è andata. Voi fatevi la vostra strategia. Io vi aspetto nel dormitorio del campo estivo. Ciao, ciao! Dove sono gli animatori? Non è un campo estivo! Ragazzi, basta. Concentriamoci e applichiamo la nostra strategia. Vado! Presto! Mettete i sassi e le biglie! Ok. Ciao! Bella giacca! Lo sai che il fucsia è il mio colore preferito? Guarda i miei capelli, sono rosa! Sei un bel triangolo! Il triangolo è la mia forma geometrica preferita! No, non guardare là, non guardare là! Guarda questo! Dai, su, se non lo sai fare ti insegno! Peach, abbiamo fatto! Devo correre un attimo in bagno, ciao! Ecco il tuo sacchetto! Perfetto, andiamo dalle guardie! Speriamo che vada tutto bene. Congratulazioni, giocatori. Siete passati. E vai! Dove sono i vostri compagni che hanno perso? Cercali, ciao! Per un pelo. È stata un'ottima idea, Ele. Grazie mille. Alex, Peach, Ice e Billy. Ce l'abbiamo fatta. Chissà cosa ci aspetta adesso. Ecco i VIP. Ma cosa hanno in faccia? Non vedo l'ora di vedere i giochi dal vivo. Sì, sarà divertentissimo. Chissà chi fallirà. Ma io queste voci le ho già sentite. Le professoresse di latino, matematica, italiano? Ce l'abbiamo fatta. Ormai manca poco alla fine. E vai, recupererò il debito di matematica. Mangerò la pizza. Non rimane più tanta gente. Già, sarà ancora più difficile. Giocatori, seguitemi per favore. Ecco la stanza dei VIP. Ma come faccio a entrare senza farmi riconoscere? Forza, Violet, pensa. Ma certo, posso guardare un video di Art Attack e farmi aiutare da Giovanni Muciaccia. Ciao, sono Giovanni Muciaccia e questo è Art Attack. Ti serve un travestimento per non farti riconoscere dai VIP di Squid Game? Ho la soluzione che fa per te. Wow, è un video particolarmente specifico. Per prima cosa ti serviranno carta da giornale, colla vinilica. Wow, aspetta, devo trovare il materiale. Delle tempere, una zanna di drago, una lacrima di unicorno, un foruncolo di strega, un'unghia di orco. Ma dove la trovo sta roba? È fantascienza! Un 10 in matematica della verifica di Billy. Questo soprattutto è fantascienza. Fatto? No, un attimo, devo trovare la roba. Eccomi, ci sono. Per prima cosa dovete arrotolare la carta. Ok. Poi mettere la colla vinilica. E colorate tutto. Fatto? No, un attimo, non ho neanche iniziato! Poi mettete la colla vinilica e... E mi raccomando, non dimenticatevi di utilizzare sempre le forbici a punta arrotondata. Poi, prima di poter andare avanti, dovrete aspettare 3000 ore prima che si asciughi. Io ho già una maschera qui pronta con me. Ma che c***o, allora dillo! Vabbè, sai che c'è? Riciclo una maschera di Halloween. Questa è perfetta. E cos'è questa stanza? E queste pettorine? Sembrano le pettorine che ti danno le elementari quando giochi a basket, che sono fatte di sudame e quando inizi a sudare ti viene un'irritazione sul braccio che ti dura per più di 3 anni. E poi voi non mi credete quando dico che Squid Game è un campo estivo uscito male. Billy, quante volte te lo devo dire? Questo non è un campo estivo. Al campo estivo non cercano di ucciderti in continuazione. Parla per te. Ognuno ha esperienze diverse nella vita. Billy, hai avuto esperienze traumatiche al campo estivo? Vuoi parlarne? Beh... per favore! Basta! Cavolo, che brutto ricordo. E ti hanno fatto male? Oh no, io ero quello che menava. Giochiamo Holly e Benji! Io sono Holly e tu la palla! Che c'è? Per il bambino che faceva la palla deve essere stata un'esperienza traumatica.
Io sono uno empatico. Billy, ma eri tu che lo prendevi a calci. E qualcuno doveva pur farlo, altrimenti come giocavamo a calcio? Magari usando una palla vera e non un ragazzino? Oh, a questo non ci avevo pensato. Adesso mi sento in colpa. Tranquilli, mi è passata. Ognuno di voi scelga una di queste 16 pettorine. A cosa corrisponderanno questi numeri? È sempre divertente vederli disperare con i numeri. Già, prima delle interrogazioni fanno tanti di quei giri. Pensate che una volta erano convinti che aveva interrogato il 14 perché era 10 aprile, quindi 10 più 4. La verità è che interrogo sempre chi mi sta sul culo. Eccole. Ma una domanda, quando sorteggiate aprendo le pagine del libro, guardate veramente il numero o no? Certo che no! No! Io in qualche modo faccio sempre sì che venga chiamata Eleonora Olivieri. Anch'io! Oh, mi sta troppo sul cazzo quella! Sì, perché mi ricordava la ragazza che mi ha rubato il fidanzato al liceo. A me solo perché è una youtuber. Vero! Comunque ho comprato un dado truccato che va sempre sul numero di Eleonora Olivieri. Dove l'hai comprato? Professoressa, se volete scusarmi, sta per iniziare la sfida. E questo chi è? A breve i giocatori sceglieranno le pettorine. Cosa prenderanno secondo voi? Forse è meglio prendere un numero a metà, in modo da non essere né primi né ultimi. Io prendo l'ultimo. Perché? Perché alle interrogazioni cerco sempre di essere ultimo, così se suona la campanella magari riesco a salvarmi. Questa è una gara a tempo. Visto? Se scade il tempo non passo. No, Billy, penso che tu venga eliminato. Oh. Però c'è una cosa che mi insospettisce. Billy nel primo gioco, anche se si era mosso, non era stato eliminato. Forse se prendo un numero vicino al suo, mi salverò anch'io. Cosa prendi? Il numero 15. Allora io prendo il 14. Io voglio andare per primo. Perché? Sembra troppo facile scegliere gli ultimi numeri. Magari si tratta di una trappola. Io prendo il 2. Di solito il numero 2 è avvantaggiato perché non ha l'ansia di essere il primo. Però non viene interrogato neanche troppo tardi quando la professoressa è stanca. Quindi in teoria dovrei prendere un bel voto. Cazzata! Io dei voti completamente a caso. Io poco prima di entrare in classe utilizzo un generatore di numeri a caso e quello è il voto che si prendono tutti quanti. Geniale! Io se piove tutti 4 e se grandina tutti 8. Ma non grandina mai! Esatto! Ma quando si tratta di Eleonora Olivieri? Due categorico! Però finché si tratta di interrogazioni l'insufficienza gliela posso mettere. Però nelle prove scritte recupera sempre perché lì non posso inventarmi gli errori. Dille che il procedimento è sbagliato e le metti 4. E se il procedimento è quello del libro? Allora le dici che ha copiato e la bocci. Ragazze, siete geniali! La sfida sta per iniziare. Ma cosa... Non ricordavo di aver dato queste maschere ai camerieri. Vabbè, con le maschere di merda della professoressa non sarà un problema. Vedi di servirle e fare tutto ciò che ti chiedono. Ci è mancato poco. Inizia! Giocatori, in questo gioco dovrete superare queste lastre di vetro e dovrete scegliere se saltare su quella di destra o di sinistra. Oddio! Io non mi ricordo la differenza tra destra e sinistra. Una reggerà il vostro peso, l'altra no e vi farà precipitare. Oh! Forse non dovevo mangiare i tacos e i burrito allora. Avete 10 minuti di tempo. Oh merda. Ice è il primo. Come farà? Non lo so. Dai su Ice, muoviti, non c'è tempo. Un attimo, da questa scelta dipende la mia vita. Che emozione. La stessa come quando sto per chiamare gli interrogati. Ice, mantieni la calma. Ce l'ho fatta. Bravissimo. E vai, non sono morto. Ma non è ancora iniziato il gioco. Tutto può succedere. Oh, che peccato. Ce l'ha fatta. Eh beh, se no il gioco sarebbe troppo breve. Ok, adesso ho saltato a destra. La cosa più logica sarebbe andare a sinistra. Ma è sicuramente una trappola. Ce l'ho fatta. Grande. Bravissimo. Inizia a diventare noioso. Gradite qualcosa da bere? Sì, un caffè lungo con poco zucchero. E mi raccomando, non ci mettere 5 tacchi di zucchero come fanno sempre i miei studenti. Ma secondo voi sono stupide o lo fanno apposta? Certo che lo fanno apposta. Oh, sta per fare il prossimo passo. Forza, Ice. Vado. Ice! No! È caduto! Un brindisi al primo giocatore eliminato. Ho provato la stessa emozione quando ho bocciato il mio primo studente. Già! E il vostro primo studente per quale?
quale motivo lo avete bocciato. Aveva tutte le materie su tranne un 5,9999999999 di latino. Ah, comprensibile. Il latino è una materia importantissima per la vita, da utilizzare in ogni occasione. Infatti noi voti li diamo ad minchiam. Invece una volta avevo uno studente che doveva recuperare fisica, aveva giusto un 5,7. E cosa hai fatto? L'ho interrogato per recuperare e gli ho dato 2 per assicurarmi che non lo facesse. Adoro! Cioè io non capisco proprio quando ti chiedono di graziarle e di farli passare. Cioè 5,9 non è 6. Dove lo vedi nel 5,9 il 6? La parte più divertente è quando nel primo trimestre abbassi un voto e poi dici: questo mezzo punto te lo metto poi nel secondo quadrimestre. Che c***o è un mezzo punto? Infatti! Ne ho promessi tanti ma non ne ho mai dato uno. Adesso basta ragazzi, seguiamo la sfida. Giocatore 201 eliminato. Ice, perché sei andato primo? Oddio, ma allora stavolta si muore davvero? No, ragazzi, basta. Voglio la mamma. No, aspetta, poi la mamma mi fa fare i compiti. Sto bene qui, però non lo voglio fare. E adesso che non c'è più Ice, la prossima che dovrà andare avanti è Peach. Oh. No, io sono carina, simpatica, quadrato. Ti ho sempre fatto i complimenti, non mi puoi risparmiare? I complimenti li hai fatti al triangolo. Oh, andate a cagare. Da quando la geometria è importante? Peach, prova a pensare ad una soluzione che ti permetta di capire qual è il vetro giusto. Grazie al sei un genio. Quadrata, sei super sexy. Fai finta che questo non l'abbia detto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare degli oggetti da lanciare sul vetro in modo da capire qual è quello fragile. Billy, tu hai qualcosa? No. Non hai neanche controllato. Che me ne frega, tanto sta andando lei. Billy, ti prego, cerca. Ok. Forse qualcosa. La mia collezione di My Little Pony. Eh? Eccoli. Perché ti porti in giro in My Little Pony? Perché sono c***i miei? Tu quando esci non ti porti in giro il telefono? Eccoli, loro per me sono essenziali quanto il telefono. E Fluttershy è la mia preferita. E Rainbow Dash, uè, ha più o meno la mia voce. Twilight invece mi fa schifo. È una secchiona, mi ricorda Secchia. Secchia. Devo seguire quel tizio con la maschera. Per fortuna tutta questa storia sta per finire. Oddio, si sta togliendo la maschera. Secchia! Forza Billy, dammi i tuoi peluche. Sono My Little Pony e tratta bene Fluttershy. Peach, utilizza i My Little Pony per capire su quale vetro andare. Non sono abbastanza pesanti per spaccare una lastra. Cerca di capirlo dal suono che fanno. Forza My Little Pony, non mi deludete. E come faccio a capirlo? Devo fare tutto io qua. È più fragile quello che ha fatto il suono con più eco. Come fai a dirlo? Il vetro delle macchine fa rumore? E che ne so io, mica ho la patente. Salta a sinistra. Ce l'ho fatta. Quella stronza di Ronor Olivieri ha rovinato il gioco. Ma io queste cose non le ho spiegate. Come fa a saperle? Beh, che spieghi di merda è un dato di fatto. Se lo sarà cercata da sola. Come ti permetti? Richiedo una riunione speciale. Fa pure. Tanto chi è che ascolta la prof di fisica? Non c'è nessuno che conosca la fisica. Parla quella che insegna la lingua morta. Sei vecchia quasi quanto la materia che insegni. Stronza. Rugosa. Stanno litigando. Devo andare, porca miseria. Dove pensi di andare? Violet. Perché ci sei tu dietro tutto questo? E perché collabori con le professoresse? Chi altri poteva collaborare con le professoresse? Sono l'unica intelligente. Non c'era motivo di farlo. Certo che c'era. Allora dimmelo. Ho organizzato tutto questo perché era l'unico modo per non far bocciare Billy. E hai eliminato i tuoi stessi compagni e altri studenti. Sono loro che si sono fatti eliminare. Non è vero. È dall'inizio che proteggi Billy. Infatti nel gioco di 1-2-3 stelle il suo personaggio non era neanche registrato. Ecco perché anche se si muoveva non veniva colpito. Levati di mezzo, Violet. No! Guardie, prendetela. Non avvicinatevi. Coraggio, Peach, puoi farcela. Adesso lancia solo un pony, altrimenti li finirai tutti troppo presto. Ok. Che rumore era questo? Che ne so. Vai a destra. Sicuro? Sì, ne sono più che sicuro. Ok. È andata bene. Grande. Ma questo è come copiare. È inaccettabile. Se gli studenti passano il test non c'è più gusto. Ma dov'è Secchia? Perché non fa qualcosa? Prendetela. Dannazione. Mi rimane solo un pupazzo! Tratta bene il mio Fluttershy! Non devo realizzarti, Peach! Ma rimangono ancora un sacco di caselle! Troveremo la soluzione! Adesso concentrati sul suono! Ok. Oh! Non ho messo la modalità aereo! Billy! Scusate! Come
ad avere ancora il telefono. Lo sai che i campo estivi controllano solo una volta? Non è un campo estivo! Non ho sentito il suono, cosa faccio? Peach, tranquilla, mantieni la calma. Destro-sinistra, destro-sinistra! Peach, vado! No! Fluttershy! E anche questa è andata. Evviva! Un'altra vittoria per noi! Sapete adesso cosa possiamo fare? No! Sorteggiare chi far cadere senza motivo e chi no! Stai dicendo che dovremmo mettere i loro nomi in una ciotola e bocciarli a caso nonostante il loro impegno e i loro risultati? Sì! Come agli scrutini? Sì! Mi piace! Forza, andiamo avanti, il tempo sta scadendo! Il numero 30... bocciato! Olè! La piattaforma del numero 30 è caduta a caso! Il 41... bocciato! Olè! E anche il 41! È come quando le professoresse bocciano completamente a caso, quasi come se sorteggiassero! Il 59... bocciato! Olè! Rimangono solo 4 persone! Rimaniamo solo noi 3 e un'altra persona. Scusami, ti muovi? Ho paura! Billy, lascialo concentrare! Mantieni la calma! No! Sbrigati! Che emozione! Dai! Oh, il tempo sta scadendo! Scusate! Oh. Ops, era la piattaforma sbagliata! Ma Billy! Il tempo scade! Correte! Quattordici, quindici, sedici, siete passati. Potevate evitare di far esplodere sti pezzi di vetro, stronzi! Che peccato, è già finito! Eleonora Olivieri è sopravvissuta. Quella stronza! Ma allora, Secchia? Arrenditi, Violet. No! Lo dico per il tuo bene. Vai a cagare, te e il tuo bene! Mi spiace. Congratulazioni, giocatori. Siete i finalisti di questa sfida. Non rimane più nessuno qui. Sono spariti tutti. E vai! Posso prendermi il letto più comodo! Dove sono gli altri giocatori? Come ho già detto, sono stati eliminati. Questo è un gioco folle! Prima dell'ultimo gioco, vogliamo offrirvi una cena degna dei finalisti. E vogliamo anche offrirvi un regalo. Cos'è? Una focaccia? Oh, è solo un vestito. Perché una giacca e una camicia? Avrei preferito un bel vestito azzurro pieno di glitter. Anch'io! Chissà cosa dovremo fare per l'ultima sfida. E chissà chi c'è dietro tutto ciò. Aspetta, non dirmi che... Dov'è Secchia? L'ultima sfida sta per iniziare! Come carino Alex Brown in giacca e cravatta! Ma potrebbe essere tuo figlio! Chi se ne frega! Buonasera, giocatori! Ma che cosa? Avete riaddobbato il dormitorio per organizzarci una serata elegante? Sì! Alla faccia dell'elegante! Per tutti i soldi che avete speso per sti giochi di merda, potevate impegnarvi un po' di più? È più elegante il pulmino marcio della scuola! Non mi sono occupato io delle decorazioni. E a cosa serviresti tu, allora? Io... faccio un quadrato. Se volete lasciare una recensione sul nostro sito, cercheremo di migliorare per l'edizione del prossimo anno. L'edizione del prossimo anno? Volete eliminare altri studenti innocenti? Perché fate tutto questo? Che c***o ne so io? Devo fare solo un quadrato. Adesso mangiate che non mi pagano abbastanza per fare anche l'influencer che risponde al box delle domande. Beh, adesso sappiamo che sotto questa maschera non c'è Chiara Ferragni. Vi ricordo che domani potrà esserci solo un vincitore. Ah, e tenete questi. Potrebbero tornarvi utili per la prova. Oh, grazie! Adesso so come tagliare la carne! Ehi, che silenzio! Dai, cantiamo una canzoncina! Oh, mamma mia, mamma mia! Ah, you wanna touch my body? Billy, mi hai capito cosa succede domani? Che me ne frega, tanto io sono sopravvissuto tutte le sfide! Questo è vero. Aspetta, ma non dirmi che... Il nemico è stato eliminato. Torniamo indietro, guardie. Oh, eccola finalmente! Scusate il ritardo, c'è stato qualche problema. Di che tipo? Niente di speciale. Secchia, sei la cocca e la lecchina delle prof. Lo sai che non devi nasconderci nulla. Non stai neanche indossando la maschera. Ma sì, era penosa. Sembrava una maschera di Halloween. Da che pulpito? Cosa? Niente! Semplicemente c'è stato un intruso, ma è stato eliminato senza problemi. Ne sei sicura? Certo! Guarda che nessuno deve sapere di questa cosa. Che date i voti a caso e bocciate chi vi sta sul c***o perché non avete nient'altro da fare nella vita. Credo che questo lo sappiano un po' in tutte le scuole. Cosa? No, niente. In ogni caso, il nemico non è più un problema. Secchia è una pazza. E questo lo so già. Ah, la ferita fa un male cane. Per fortuna che non ci sono squali qui, altrimenti sarebbe la fine. Porca miseria!
stremata. Oddio, non ci posso credere. Chi è? Violet! Azzurra! Giocatori, vi prego di andare a dormire e prepararvi per la prossima sfida. Vado un attimo in bagno. Se Billy è sopravvissuto anche alla prima sfida, nonostante si sia mosso, questo vuol dire che... Oddio, ma cosa c'era dentro la pasta? Era pasta e fagioli. I fagioli? Oddio, ma i fagioli mi fanno scorreggiare da morire. Anzi, mi fanno sganciare delle bombe letali di merda. Scappo un attimo in bagno. Oddio, sì, ha senso. Devo assolutamente dirlo ad Alex. Alex! Ma cosa succede? La porta del bagno non si apre. Ci voleva proprio. Oddio, ma cos'è questa puzza? Qualcuno mi aiuti! Mi è sembrato di sentire qualcuno gridare aiuto. Vabbè. Aiuto! Alex, devo andare da lui. Dove stai andando? Giocatore 102 eliminato. No! Wow, che puzza. Penso di aver ucciso qualcuno. Sei stato tu. Cosa? Sei stato tu, li hai fatti fuori tutti tu. E so anche chi c'è dietro a tutto questo. Ci sei tu, Secchia. Oh, ma così non è più divertente. Secchia, ti sei fatta beccare. Questo tuo favoritismo nei confronti di Billy non può andare avanti. Già, per cui siamo arrivati alla conclusione che verranno eliminati e bocciati entrambi. Azzurra, ma allora stai bene? Sì, in realtà ogni volta che qualcuno veniva eliminato, cadeva in una botola e finiva in questa caverna. Ma si sta alla grande, ci danno un cibo buonissimo. Violet! Ice! Dov'è Peach? Violet! Peach! Ciao! Mi sei mancata tantissimo! Ma penso che qui sia arrivato qualcun altro. Ma dove mi trovo? Alex! Dov'è Billy? Ice! Ma ci siete tutti! Ma cosa è successo? A comandare questa pazzia ci sono Secchia e le professoresse. Cosa? Forse era ciò che voleva dirmi Ele. Io sono stata colpita da Secchia e sono finita in mezzo al mare. Ma se noi siamo vivi, forse è per merito suo. No, è colpa sua se siamo qua. Ma magari ha cercato un modo per salvarci tutti. Tu vedi il bene in tutti, Peach. Anche negli stronzi. È per questo che siamo amiche. Cosa? Niente. In ogni caso dobbiamo trovare un modo per scappare. Un, due, tre, fermi. Oh no, è la bambola inquietante. Dove credete di andare? No, non potete bocciarli entrambi. Mi avevate promesso che avreste salvato Billy. Sì, ma ora che quella stronza di Eleonora Olivieri ha scoperto il trucco, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Ma non capisco, perché fate tutto questo? Perché siamo professoresse. Il nostro scopo non è quello di insegnare, ma di mostrare agli studenti che sono dei poveri stupidi. Perché non sanno risolvere in due minuti gli argomenti che noi facciamo da anni. Non ve lo permetterò. Come posso fermare le professoresse? Ma certo! Aiuto! Ah! Un computer! E una stampante! Come si accendono? Chiamate il bidello! Non sono un bidello, sono un operatore scolastico! Ho poche ore di tempo per scoprire quale sarà il prossimo gioco e aiutare Billy ed Eleonora. Chissà quale sarà il prossimo gioco e chissà se tutti quanti i giochi che abbiamo fatto fino adesso erano quelli che aveva previsto Azzurra. E chissà Azzurra come sta. Dai bambola, facci passare! Un, due, tre, non posso! Dai! Vi ricordo che non potete muovervi. Dai, bambola, ti prego! Un, due, tre, dai. Stella! Stavo dicendo, per favore, ci puoi dare una mano? No, neanche se ti regalo i manga di My Hero Academia? Non mi interessa. Neanche se ti regalo i miei Pop-It? No. Neanche se ti regalo il biglietto per vedere il nuovo film dei Me contro te al cinema? Un, due, tre, seguitemi! Evviva! Giocatori, seguitemi. Ci siamo, è arrivato il momento. Forse giocheremo a nascondino? O forse con gli hula hop? Oppure giocheremo a celai? Oppure guardie e ladri? Che c***o? Una verifica di matematica! Ma cosa c'entra con tutto quello che abbiamo fatto fino adesso? Sembra proprio di stare a scuola. Studi per tutto l'anno delle cose e poi nella verifica finale ci sono degli argomenti che non c'entrano un c***o. Ma non capisco. Abbiamo fatto tutti quanti questi giochi proprio perché andavamo male in matematica e volevamo evitare di essere bocciati. E adesso ci capita una verifica di matematica. È proprio così, Eleonora Olivieri. La prof di matematica. Devi sapere che a comandare i giochi non è Secchia, ma siamo noi professoresse. Ciao, prof. Mi spiace se ero dato della stronza e della vecchia megera e della racchia rugosa. E della stupida oca urlante. E non lo pensavo davvero, non mi uccida, per favore. Non ti sbaglio, Olivieri. L'intenzione di questi giochi non era quella di aiutarvi. Non abbiamo mai voluto promuovervi. Volevamo solo vedervi disperare. Perché? Perché siamo professoresse. Ci divertiamo così
Questo test ovviamente si basa su cose che non vi ho mai spiegato. Buona fortuna! E noi come facciamo? Posso copiare da te? Vai a fare in culo! Ele, la risposta è sempre la stessa! Secchia! La risposta è nello Squid Game! Guardie, prendetela! La risposta è... La risposta è nello Squid Game. Squid Game. Squid vuol dire calamaro. Ci sono 12 risposte per ogni domanda. La risposta è sempre la stessa. Il calamaro ha 8 tentacoli. Come i Pokémon! La risposta è sempre la 8. Ma la risposta 8 dice sempre nessuna delle precedenti. E lo sappiamo benissimo che nessuna delle precedenti non è mai la risposta giusta. Inoltre, non esiste nessuna verifica che abbia come risposta sempre lo stesso numero. Come lo sai, Billy? Perché in una verifica una volta ero convinto che se avessi messo tutte quante le risposte P avrei preso almeno la sufficienza. E invece ho preso 0. Billy, quella volta hai preso 0 perché hai messo tutte le risposte P. Ed era un tema! Cosa? Ma se non ti ricordi? Ecco il tema di Billy. Sembra che la professoressa debba andare in bagno. Forse la risposta è sempre la 8, proprio perché ci vogliono fregare. Proviamo. Ok. 1, 2, 3, la risposta è esatta. Cosa ci fa qui la bambola? Professoresse, vi chiedo di non muovervi. Siamo venuti a salvarvi. Billy, amore mio! Oh no! Ci siete tutti! Professoresse, la vostra assemblea di classe è stata annullata. Vi prego di rimanere ferme. No! Non potete fermarci! Siete solo studenti! Non penso che lo faranno. Ho appena scoperto che le guardie sono ex studenti che sono stati rimandati per colpa vostra. Il dispositivo che farà esplodere la struttura si è appena attivato. Dobbiamo scappare! Professoresse! Smettila, stupida bambola! Mi spiace. 1, 2, 3, licenziata! No! 3, licenziata! Scappiamo! Per di qua! Presto! 1, 2, 3, licenziata! Ce la pagherete! Aiuto! Addio ragazzi, è stato bello giocare con voi! Addio bambola inquietante! Ti prometto che il prossimo anno ti regalerò l'uovo di Pasqua dei me contro te! Non vedo l'ora! La struttura sta per distruggersi! 3, 2, 1, meteorite! L'uscita! Eccola! Così! È tutto finito! Non ci posso credere! Nessuno crederà mai a ciò che abbiamo visto! Ci sono riuscita! A far cosa? Ho hackerato il sistema e siete stati tutti quanti promossi! Evviva! Sì, ma non è ancora finita! Da altre parti della città, del paese, del mondo... Ci sono altre professoresse che si divertono a far star male gli studenti, senza un vero desiderio di aiutarli. Chissà quanti altri giochi di infanzia si inventano per organizzare questi eventi insensati. Noi siamo salvi, ma adesso è il nostro compito, salvare gli altri studenti. Ma che c***o di colore ho? Il rosso non mi dona per niente! Ciao a tutti ragazzi, io sono Billy e questo era l'episodio finale di Squid Game nella vita reale. Beh, non è detto che sia l'ultimo, per davvero. Comunque, vi ricordo che sono uscite le felpe, le magliette e gli zaini di Squid Game nella vita reale. Li potete acquistare su Nerd Overdose oppure vi basterà cliccare il link nel primo commento. Ci vediamo! Ciao!